Iniziamo con la tecnologia flow scanner, che viene utilizzata sulle valvole con posizionatore elettropneumatico senza diagnostica avanzata a bordo. Possiamo testare le valvole montate in impianto e verificarne il corretto funzionamento, pur non avendo a disposizione installato sulla valvola un posizionatore con diagnostica avanzata. Emerson poi ha installato questa tecnologia e l'esperienza accumulata col flow scanner nei suoi posizionatori digitali intelligenti, che sono già realizzati con tutta l'elettronica e il software necessario a fare i test di funzionamento sulla valvola. Ancora avanti abbiamo la versione che si utilizza sulle valvole di Emergency Shutdown, che è certificata SIL 3 ed è possibile utilizzarla per le applicazioni SIS su valvole di emergenza. Abbiamo i software di diagnostica avanzata che si interfacciano con i posizionatori e che permettono, di, come nel flow scanner, di catturare tutte le informazioni e di fare diagnostica predittiva, quindi scoprire con notevole anticipo eventuali malfunzionamenti della valvola e cadute di performance della valvola. Tutto questo è anche implementato con la tecnologia wireless, di cui Emerson è stato uno dei precursori, dove vediamo qui la stazione ricevente, che ha il nome di gateway, e tutta questa strumentazione che vedete con le antennine che trasmette le variabili di processo alla gateway. Questo permette di evitare l'installazione di cavi, via cavi, opere civili, di attraversare proprietà private, strade pubbliche e ferrovie senza più dover stendere i cavi. Non ci sono più le schede di acquisizione con 8 canali, ma è possibile avere questo direttamente in campo con questo che si chiama Charm.io, dove praticamente io ho un bus vuoto, non caratterizzato, e dove praticamente la caratterizzazione la faccio con ogni singola scheda. Quindi io posso prevedere degli slot liberi e poi installare DO, DI, AI, IO nel numero e nella quantità necessaria, e li posso inserire ed estrarre live. Quindi posso installare questa parte di strumentazione direttamente in campo e collegare questi concentratori via cavo o via fibra ottica direttamente ai controllori, e quindi in sala controllo le dimensioni degli armadi si riducono notevolmente. Anche qui è integrata la tecnologia wireless, che quindi permette, oltre a ridurre i collegamenti in sala controllo, di eliminarli completamente. Fino ad ora la tecnologia wireless era usata principalmente per il monitoraggio, quindi della sola acquisizione delle variabili dal campo. Adesso Emerson ha introdotto i primi due strumenti, che sono quello che vedete lì in fondo con la scatoletta e questo qui, che permettono di trasferire il controllo in campo. Adesso io manderò un comando e accenderò quella lucetta rossa che si vede lì. Posso chiudere, aprire la valvola pneumaticamente, inviare i comandi completamente in wireless e attivare, aprire e chiudere delle valvole senza cavi. Gli strumenti sono alimentati a batterie con un'autonomia che arriva fino a 10 anni. Tutto completamente in wireless, è necessario avere solamente l'aria compressa. Quest'altro apparecchio qui invece, che si chiama TUM, è una radio ricetrasmittente che può essere installata sulla strumentazione tradizionale cablata via cavo. Prende l'alimentazione dal 420 mA e permette di trasferire via radio tutto quello che è la diagnostica e le variabili ART. Quindi io lo posso installare in un impianto dove il mio sistema di controllo ha solo le schede 420 e non può dialogare con la strumentazione. In questo modo io posso bypassare questo problema e far arrivare in sala controllo le variabili e la diagnostica avanzata.